E Saverio Bosco, dunque, il nuovo sindaco di Lentini, farmacista di 32 anni, consigliere comunale uscente di opposizione, lunga militanza nella sinistra alle spalle, eletto 5 anni fa nelle file di SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà. Bosco è stato sostenuto dalle liste Ora, Idea e Soluzione. Ha vinto la sua rivoluzione gentile, i lentinesi l'hanno premiata con oltre 5.000 voti, praticamente il doppio di quelli ottenuti al primo turno. Stefano Battiato, sostenuto da un cartello di 7 liste civiche di area moderata, non è riuscito a capitalizzare il vantaggio del primo turno, quando con le sue 2.881 preferenze aveva superato Bosco di poco più di 440 voti. Ribaltato dunque il risultato del 5 giugno scorso, Battiato, avvocato di 43 anni, consigliere comunale uscente di opposizione, figlio di Davide Battiato, storico esponente della DC che guidò la città per 10 mesi dal 1989 al 1990, si è fermato a poco più di 4.000 voti. Era sostenuto dalle liste L'Altra Lentini, Evoluzione Civica, Lentini Protagonista, Attivamente, Popolari per Lentini, Lentini Sarà Bellissima e Movimento di Iniziativa Democratica. Dopo i due mandati consecutivi di Alfio Mangiameli, a sedere sullo scran più importante di Palazzo Scammacca, la storica sede della municipalità lentinese, sarà dunque Saverio Bosco. Il nuovo sindaco di Lentini avrà al suo fianco in giunta come assessori un legale navigato come Santi Terranova e 3 giovani professionisti, Alessandra Cottone, Alessio Valenti e Alessio Bufalino. Bassa l'affluenza alle urne, a votare per il nuovo primo cittadino sono stati ieri solo 9.700 lentinesi, 4.915 uomini e 4.785 donne su 22.187 elettori, appena il 43,71%. Non è la vittoria dei traditori, è la vittoria dei lentinesi! Ci sono traditori! Gioia incontenibile nel comitato elettorale di Bosco, sin da quando, con l'arrivo dei risultati dello spoglio delle primissime sezioni, si è avuta consapevolezza piena della vittoria. In lacrime il neo giovane sindaco. Vince la rivoluzione gentile annunciata da Saverio Bosco? Assolutamente, è la vittoria di una rivoluzione gentile, è una vittoria di una generazione che vedete alle mie spalle, non è solo la vittoria mia. È la rivoluzione di una riscossa, di una generazione stanca, e questi risultati veramente, questo è un miracolo elettorale, è una rivoluzione gentile. Ve lo aspettavate questo risultato così, diciamo, straordinario? Diciamo? Sentivamo nell'aria un'aria positiva, un'aria diversa, un'aria di riscatto, ma questa proporzione, questi numeri non ce li aspettavamo. Questa città è sveglia e vuole tornare a vivere come merita. I giovani si sono presi in mano questa città, si può dire? I giovani hanno preso in mano questa città e cercheranno di sistemare lo sfacelo che c'è stato in questi anni. Questa è una vittoria di una generazione, non è la vittoria mia, è una vittoria di una generazione che vuole vivere in questa città, vuole fare vivere i propri figli in questa città. Abbiamo un obiettivo e ce l'abbiamo tutti. Dobbiamo far uscire questa città dalle sabbie mobili, però con l'aiuto di tutti voi, il nostro movimento, gli amici di questo movimento riusciranno a superare queste difficoltà. Io chiudo dicendo soltanto grazie Lentini. Grazie.